Muore con la moto contro il guardrail, drammatico incidente sulla Lodovica all'altezza di Borgo a Monzano. La vittima è un 46enne originario di Gallicano. Quasi un quintale di hashish in auto, maxi sequestro della polizia stradale di Viareggio che ha fermato una BMW sulla quale erano nascosti 95 panenti di droga, arrestate due persone. Mio figlio aspetta ancora giustizia, 5 anni esatti dalla morte di Daniele Franceschi nel carcere di Grasse in Francia. La madre Cira Antignano aspetta ancora risposte concrete dal paese transalpino. Il jazz a Lucca è tutto al femminile, torna con 9 concerti a ingresso libero e molti eventi collaterali, Lucca Jazz Donna. Il programma prevede oltre un mese di iniziative. Nicolas Guidi finalmente a Viareggio, dopo una brillante carriera, l'esperto difensore centrale, viareggino d'Oc, approda in maglia bianconera. Venerdì sera in passeggiata, presentazione della squadra che domenica affronterà in amichevole il Sestri Levante. Giovanissimi a Pietrasanta, ma che spettacolo! 150 ciclisti al via del trofeo Capannina del Pollino, che assegnava le maglie di campioni provinciali della categoria giovanissimi. La corsa organizzata dall'US Pozzese, che il prossimo anno festeggerà gli 85 anni di vita. Tutti voi un cordiale saluto, ben ritrovati per questa edizione del TG Noi. Dunque ancora una volta siamo qui a dovervi raccontare di un altro incidente stradale mortale avvenuto sulle nostre strade martedì mattina sulla Lodovica tra Piano della Rocca e Borgo a Monzano. Vediamo i particolari in questo servizio. Ancora una tragedia, l'ennesima, si è consumata sulle strade della Valle del Serchio. Un centauro di 46 anni, Gianluca Olivi, ha perso infatti la vita martedì mattina lungo la fondovalle tra Piano della Rocca e Borgo a Monzano, all'altezza della cartiera ex Vepa. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo attorno alle 7.40 stava percorrendo la Lodovica in direzione Lucca a bordo della sua moto, una Kawasaki Ninja, per recarsi al lavoro, quando giunto all'altezza delle rampe in corrispondenza dell'ex cartiera Vepa, in un punto già teatro anche nel recente passato di altri incidenti più o meno gravi, ha perso il controllo della moto, finendo la sua tragica corsa contro il guardrail che divide le due carreggiate. L'impatto è stato tremendo, tanto che l'uomo è morto sul colpo. Fortuna ha voluto che nessun altro veicolo sia rimasto coinvolto nell'incidente. L'allarme è stato lanciato dagli altri automobilisti di passaggio. A quell'ora la strada è piuttosto trafficata da e per la Garfagnana. Sul posto è prontamente intervenuta un'ambulanza della Misericordia di Borgo a Monzano, ma per il 46enne motociclista non c'era più niente da fare. I rilievi sono stati effettuati invece dalla Polizia Stradale, che ha disposto anche la chiusura della strada in direzione Lucca. Gli automobilisti che dovevano scendere verso il capoluogo venivano rimandati indietro fino all'altezza del ponte di Calavorno e poi da lì sul Brennero. Rallentamenti e code, notevoli disagi, ma dopo circa 3 ore, nella tarda mattinata, la situazione è lentamente tornata alla normalità. Ci spostiamo in Versilia, a Viareggio, per una maxi operazione, un sequestro di droga effettuato dalla polizia stradale. Due persone sono arrestate, ci racconta tutto Roy Lepore. Gli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Viareggio hanno arrestato al casello Versilia dell'autostrada 12 domenica sera due corrieri della droga, sorpresi con circa 100 kg di hashish divisi in 95 panetti di 1 kg e mezzo kg in panetti colorati, che sul mercato avrebbero fruttato circa 300.000 euro. Viaggiavano a bordo di una BMW X3 che era entrata al casello di Andora in provincia di Savona e diretta forse in Versilia o in provincia di Pisa. Alla guida c'era Domenico Aquilano, 58 anni calabrese residente a Firenze, e con lui Sandro Guaita, 43 anni nato a Mantova e residente nel Bolognese. Da una verifica dell'auto gli agenti hanno appurato che era sprovvista di assicurazione e il conducente esibiva una targa prova. In seguito ad un controllo nel vano posteriore, nella bauliera, sotto i sedili, nascosta in un trolley, in uno scatolone e una borsa, c'era la droga. Il comandante provinciale Calogero Laporta sottolinea l'importanza dell'operazione e che le indagini sono in corso. È chiaro che altri colleghi intanto in questo momento stanno lavorando, perché a noi interessa sapere da dove parte e dove arrivava esattamente, insomma, chi arrivava esattamente. E gli elementi che già abbiamo preso, insomma, sono abbastanza rilevanti, insomma, di spicco, di settore, come si dice, quindi professionisti. Però a noi è chiaro che sta lavorando per avere altri elementi attorno e arrivare ad altre possibilità di sequestro e soprattutto di arresto di persone che sono nel traffico, appunto, di droga in Versilia.
Ai due corrieri sono stati sequestrati ulteriormente circa 2.000 euro in contanti, 4 telefonini cellulari oltre l'auto. Adesso sono rinchiusi nel carcere di San Giorgio di Lucca a disposizione della Procura della Repubblica. Una donna è rimasta ferita lunedì sera mentre attraversava le strisce pedonali sul viale a mare a Viareggio. La donna è stata investita da una Fiat Punto e si è procurata un trauma alla testa ed anche la frattura di una gamba. Sul posto è intervenuta un'auto medica della Croce Verde di Lido di Camaiore che ha trasportato la donna all'ospedale Versilia. I rilievi effettuati da una pattuglia della Polizia Municipale. Sono passati 5 anni esatti da quando il 35enne Daniele Franceschi, lo ricorderete, morì in circostanze misteriose nel carcere francese di Grasse. La madre, Cira Antignano, aspetta ancora i resti del figlio e chiede che la giustizia faccia passi in avanti più concreti. Tornerà in aula il 21 settembre per il processo di appello al Tribunal di Aix-en-Provence il caso di Daniele Franceschi, il 36enne viareggino morto in carcere a Grasse, in Francia, il 25 agosto del 2010. 5 anni esatti sono passati, ma la battaglia legale prosegue. Il 28 ottobre scorso il Tribunale francese aveva condannato il medico di guardia Jean-Paul Estrade e l'infermiera del carcere Stéphanie Colonna ad 1 anno di reclusione per omicidio colposo, penna sospesa per entrambi e niente carcere. Noi chiediamo e confidiamo nella conferma della condanna a carico dell'infermiera che, ripeto, è una delle due parti condannate che ha promosso questo giudizio di appello. Non escludiamo d'altra parte che possa esservi un ulteriore giudizio, non attivato da noi, ma da parte della parte soccombente, della parte condannata, che potrebbe ricorrere ulteriormente alla Cassazione francese. Il giorno della sentenza disse testualmente che si trattava comunque di una sentenza storica, perché in ogni caso per la prima volta un medico, un sanitario è stato condannato per aver commesso una negligenza sanitaria così clamorosa, così evidente in una prigione francese. La battaglia per la giustizia resta aperta per Cira Antignano, madre del giovane operaio viareggino, finito in carcere per una carta di credito clonata. 5 anni di dolore in cui mamma Cira non ha mai smesso di cercare la verità sulla morte di Daniele e sull'espiantazione degli organi, mai autorizzata dalla famiglia e mai restituiti. Il dolore c'è sempre, non finirà mai. Resterà sempre dentro di me finché campo, però diciamo che insomma la soddisfazione del processo è andato abbastanza bene, però dobbiamo continuare a lottare, anche perché ci sono la fase degli organi, non si sa ancora dove sono, che insomma nel carcere si sente tutti i giorni queste tragedie, però mi auguro che insomma serva a qualcosa per tutti gli altri. E su questa vicenda interviene la senatrice Emanuela Granaiola, che ha inviato una lettera al ministro della giustizia Andrea Orlando. La Granaiola sostiene che vuole richiamare l'attenzione del ministro sui fatti conseguenti appunto alla morte del giovane Daniele Franceschi. Si è trattato di una vicenda, dice la senatrice, anche processuale, lunga e dolorosa, condotta con determinazione e disperazione dalla madre Cira Antignano. Vicenda, aggiunge la Granaiola, che sta volgendo a termine con l'individuazione di specifiche responsabilità del medico e di altro personale che in carcere non prestarono la dovuta assistenza al giovane. Le scrivo, ancora si legge nella nota della senatrice Emanuela Granaiola, per evidenziare un doloroso aspetto umano. Ad oggi la madre non è ancora riuscita ad ottenere la restituzione degli organi trattenuti dalle autorità francesi. Rimaniamo in Versilia, andiamo però a Valpromaro. Valpromaro, ricordate la vicenda della chiusura ormai imminente dell'ufficio postale. Ormai il comitato locale, gli abitanti, non potendosi più rivolgere agli uomini, si sono rivolti un po' più in alto. Vediamo i particolari. Si sentono abbandonati e forse ormai sconfitti in quella che da mesi, per non dire da anni, è la loro personale battaglia contro quella che ritengono una profonda ingiustizia. Ed allora, visto che rivolgersi agli uomini, ovvero a Poste Italiane, è servito a ben poco, hanno pensato di guardare più in alto, molto più in alto. Il comitato paesano di Valpromaro, piccolo borgo di circa 200 abitanti, adagiato sulle colline della Valfreddana, sul crinale che separa Lucca dalla Versilia, ha infatti imboccato penne e calamaio e ha scritto una lunga lettera accorata e piena di passione, niente meno che a Papa Francesco. Sì, proprio al Papa. Dopo una doverosa premessa sulla realtà e la storia di Valpromaro, tra l'altro attraversato anche dalla Via Francigena, il sunto della lettera, che evidenzia la preoccupazione e la rabbia di questa gente contro l'annunciato provvedimento di chiusura dell'ufficio postale, unico punto di accesso al servizio postale per l'intera zona, che serve una popolazione di circa 2.000 abitanti.
Una decisione che il Comitato sottolinea ancora una volta inspiegabile sotto ogni punto di vista, con evidente richiamo alle difficoltà e agli spostamenti delle persone più anziane e deboli, ma anche per i giovani stessi che pure vorrebbero mantenere lì le loro radici. E il paventato provvedimento di chiusura ormai incombente, visto che dovrebbe scattare dal prossimo 7 settembre. Tra l'altro, il giorno prima, il 6, il paese di Valpromaro anticiperà la festa patronale della Natività di Maria Santissima, una festa che sarà vissuta da tutta la comunità con l'amaro in bocca. Il giorno dopo, infatti, non riaprirà purtroppo la saracinesca dell'ufficio postale. Un appello accorato al Santo Padre per la sopravvivenza di un servizio ritenuto essenziale e al quale si unisce anche il parroco Don Rodolfo Rossi, che condivide ed appoggia la forte e angosciata presa di posizione dei compaesani. Torniamo nel capoluogo per parlare di Lucca Jazz Donna. Cinque date, 9 concerti, un evento speciale di chiusura e 5 eventi collaterali. Dal 10 settembre al 17 ottobre l'11ª edizione di Lucca Jazz Donna, che è stata presentata al pubblico nel corso di un'affollata conferenza stampa. Saranno ben 32 le donne sui palchi del festival, 21 musiciste e 11 ospiti provenienti da Italia, Europa e Stati Uniti, oltre a 5 associazioni di solidarietà coinvolte per la prima edizione interamente ad ingresso libero. Avremo un festival nutrito. Il direttore artistico Patrizia Landi ha lavorato molto bene. Abbiamo 32 ospiti donne. E chiuderemo con un botto che spero faccia piacere alla città e che sarà annunciato appunto l'11 settembre. Il programma è nutrito, segue una filosofia che non è solo quella musicale ma di coinvolgimento. Inoltre cerchiamo sempre di abbinare tutte le serate a momenti dedicati al sociale, alla riflessione, perché è importante vivere sempre con gli altri nel momento storico in cui ci troviamo. Lucca Jazz Donna è un festival dedicato ai talenti jazz al femminile, organizzato dal 2005 dal Circolo Jazz Lucca insieme al Comune, alla provincia di Lucca, con il sostegno della Regione Toscana, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Fondazione Banca del Monte, oltre alla collaborazione di moltissimi soggetti e associazioni. Per l'edizione 2015 anche il Comune di Capannori ospiterà un concerto e una tavola rotonda. Rimaniamo nel capoluogo per parlarvi anche della Notte Bianca, si avvicina a grandi passi, come sapete è in programma sabato prossimo. È tutto pronto per la Notte Bianca di Lucca, in programma sabato 29 agosto nel centro storico, a cura di Confcommercio e Comune e con la partecipazione di Prefettura e Provincia. I contributi economici quest'anno arrivano da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte. Tra le varie iniziative segnaliamo l'ampio spazio dato anche quest'anno alla magia e agli artisti di strada, che raccolgono sempre grande apprezzamento soprattutto fra i bambini e quindi porteranno tante famiglie in centro. A partire dalle 19, spettacolo di magia in Piazza Anfiteatro, a cura della delegazione lucchese del Club Magico Italiano. Alla stessa ora, spettacoli itineranti delle compagnie del Teatro Scalzo e degli Svasati. Degno di nota anche l'appuntamento alle 21.30 al Baluardo di San Regolo, dove a cura di Camariglia Italia si svolgerà la serata Vampiri Live con giochi di ruolo dal vivo. E con la Notte Bianca si chiude anche questa prima parte del TG Noi. Una breve pausa e torniamo tra poco con le notizie sportive.